La Juventus 85-86 è promettente ma ancora incompiuta. C'è chi dice che alla Juventus mancheranno gli affondo di Boniek, ma questo allungo di Laudrup sembra chiarire che il futuro è già cominciato. Il meglio in bianco nero Michael Laudrup lo ha fornito all'inizio e al termine della sua avventura durata 4 anni. Quelle del 1985-86 e del 1988-89 sono state infatti le stagioni che lo hanno visto segnare in doppia cifra, riuscendo a coniugare un indubbio talento alla concretezza realizzativa. Ma Michi Laudrup dov'è? Vi chiederete. Sentite come lui incita tra pattoni. Vieni, vieni lì al tuo salo! Grande l'uomo, l'uomo! Bravo, bravo! Laudrup, un cross, un assist tentato da Shirea, Platini, batti e ribatti a tre quarti di campo, ancora Laudrup. Il tiro di Laudrup e la palla in rete. Un gran gol di Laudrup al 18° minuto del primo tempo. Perché la sensazione prevalente è che il miglior giocatore danese della storia sia stato un campione vero, un piacere per lo spettacolo che ha saputo offrire, ma che avrebbe addirittura potuto fare qualcosa di più nel corso della sua esperienza in Serie A. In Italia, Michael arriva nell'estate del 1983. Giampiero Boniperti ha su di lui lusinghiere relazioni, a partire da quella del suo ex compagno di squadra, John Hansen. Laudrup ha soli 19 anni e la Juventus decide di mandarlo in prestito alla Lazio. Il regolamento dell'epoca non consente di avere in organico più di 2 stranieri e a Torino, con Michel Platini e Zibi Boniek, si è abbondantemente garantiti. Un Laudrup che approfitta dell'unico vero smandamento della difesa veronese, un rinvio corto che il danese sfrutta nel modo migliore, con un sinistro che fa storia per potenza e precisione. Perché nella Lazio un gol così non l'ha mai segnato. Ma non lo so, credo che anche alla Lazio ho segnato parecchi gol, specialmente il primo anno ho segnato 8. Certo, giocare quando si gioca una squadra come la Juve tutto diventa più facile, diciamo. Tra pattoni ne apprezza le qualità dinamiche e un estro che si accende a intermittenza ma regala giocate di pregiatissimo valore. Michael si trova a meraviglia con Platini. Il francese, non più goleador in prima persona come negli anni precedenti, trova nella freccia danese il giocatore col quale stabilire un'intesa vincente. Michel ispira, Michael intuisce e il tandem produce gol di grande qualità. È un anno splendido il primo in bianconero. Laudrup partecipa da protagonista al trionfo di Tokyo e alla conquista dello scudetto numero 22 della vecchia signora. Gli anni successivi non sono altrettanto positivi. Con Marchesi alla direzione tecnica, la squadra vive la logica conclusione di un ciclo che le ha permesso di conquistare tutto lungo un decennio. E anche qualche piccolo infortunio incide sulla continuità delle prestazioni di Laudrup. Michi si ritrova nella stagione che vede debuttare in panchina Dino Zoff. Ormai il giovane ha maturato una certa esperienza, sebbene abbia solo 24 anni. La Juve non gira, ma lui offre prestazioni che gli consentono di stare sulla ribalta internazionale. Lo ritroveremo da avversario, leader del Real Madrid nella Champions League 1995-96. All'andata giocherà una buona partita, ma sarà la Juventus a passare il turno, ribaltando a Torino la rete siglata da Raúl al Santiago Bernabéu. Lanciato in velocità, pochi hanno la capacità di controllo palla di Laudrup. Forse gli manca un po' di cattiveria agonistica, ma sul piano della qualità, Michi è certamente un giocatore di prim'ordine. Tra i grandi exploit che esemplificano benissimo il suo talento, c'è la rete in finale di Coppa Intercontinentale, un gol pesantissimo perché arriva a 7 minuti dal termine e consente alla Juve di prolungare la gara oltre il 90°. Tenta uno scambio, riceve Platini, attenzione, la possibilità del pareggio, tiro, rete! Un gol coerente col momento vissuto dal nuovo acquisto bianconero, che già dalle prime giornate vissute contro pattoni infila reti in 3 domeniche consecutive, al Pisa, a Verona e all'Atalanta al Comunale, e firma un sigillo d'autore nella sentitissima sfida con la Roma. Mauro, Laudrup e Serena, ovvero la nuova guardia di Trapattoni, trascinano i padroni di casa alla vittoria, e di Laudrup il 2-1.
Per tutta la settimana Trapattoni aveva affinato le triangolazioni per eludere la zona avversaria e la prodezza del danese gli ha dato ragione. Il momento indimenticabile dell'esperienza di Laudrup in bianconero è senz'altro quello del 20 aprile 1986. Si gioca la penultima giornata di campionato e Juventus e Roma sono appaiate in testa alla classifica. Dalla capitale giunge la clamorosa notizia della sconfitta dei giallorossi con Lecce già retrocesso. Ma per rendere sicura l'ipotesi scudetto, i bianconeri hanno assoluto bisogno di sbloccare il risultato e la difesa del Milan sta resistendo. Ma lo 0-0 non appaga affatto Trapattoni. In una domenica magica e stregata, il gol partita non può arrivare che al minuto numero 17, ma solo di Briaschi e rete di Laudrup. Per la Juventus è un gol che può significare scudetto. Per il Milan è la quarta sconfitta consecutiva. Anche in tribuna d'onore, ovviamente, tornano a fiorire i sorrisi. Nei tre anni successivi la migliore gara di Laudrup è in Coppa UEFA. Il 26 ottobre 1988 la Juventus travolge 5-1 l'Athletic Bilbao, 11 anni dopo la mitica finale del 1977. Il danese partecipa alla goleada con due spunti irresistibili e con una prestazione da campione vero. L'ultima rete in maglia juventina, Mikhail la realizza il 25 giugno 1989, in casa contro il Verona.